Benvenuti a Punto Europa, l'appuntamento settimanale con l'informazione europea a cura della delegazione del Partito Democratico nel gruppo dei socialisti e democratici al Parlamento europeo. ACTA, acronimo per Accordo Commerciale Anticontraffazione, dopo essere stato firmato da 10 paesi, ha ricevuto il primo sigillo anche dalla Commissione europea. Tuttavia, rimangono molte voci critiche riguardo alle possibili limitazioni alle libertà personali, legate soprattutto alla regolamentazione del traffico internet. In vista del voto finale dell'Aula, che avverrà tra almeno 6 mesi, si prevede un dibattito lungo e complesso. Il gruppo S&D ha organizzato un seminario per approfondire la questione. Sentiamo l'opinione di Luigi Berlinguer, coordinatore S&D in Commissione giuridica. Per noi socialisti e democratici, gli artisti hanno diritto ad una giusta remunerazione per le opere che producono. È altrettanto giusto ed energicamente combattere ogni forma di contraffazione dei prodotti. Però altrettanto si deve dire che è diventato un diritto fondamentale accedere da parte del maggior numero di persone a godere di questi prodotti, specialmente quelli artistici, in internet nelle forme più varie. E qualunque limitazione di questo accesso legale non è accettabile. Questo accordo, chiamato ACTA, sembra aver voluto affrontare le due facce del problema, e ci sono molte perplessità su come è stato realizzato, ma siccome noi siamo persone serie, noi socialisti e democratici, stiamo studiandolo più attentamente. Ancora non abbiamo raggiunto una posizione definitiva, ma il nostro desiderio sarebbe quello di poter cambiare alcune cose che sembrano non andare bene, per raggiungere una posizione ragionata ma anche forte. Soprattutto non dobbiamo deludere milioni di ragazzi nel mondo, di giovani, che vogliono affermare questo nuovo, affascinante diritto, che è quello di accedere alla cultura attraverso internet e il web, nei modi più vari. Dove sta il punto? Che noi credo che alcune cose le vogliamo cambiare. Se questo sarà possibile, la cosa è facilmente risolta. Se è difficile, la cosa è complicata. Ma soprattutto dobbiamo cambiare una cosa, che non si può approfittare di un accordo internazionale per introdurre nel diritto comunitario europeo le norme necessarie per garantire soprattutto un accesso legale ai beni dell'intelletto, alla creazione artistica, equamente remunerando gli artisti. E la Commissione europea è in ritardo su questo problema. La Commissione di Barroso, di Barnier, non è riuscita a darci le prime proposte di soluzioni reali. E mi sembra un po' troppo furbastro ricorrere ad altri strumenti per introdurle. Ad ogni modo, noi siamo aperti ai suggerimenti più vari per vedere se se ne può uscire fuori, parlando di cose concrete, non soltanto con grandi manifestazioni che ignorano il testo stesso. Inaugurata nei locali del Parlamento la mostra fotografica sulla primavera araba, l'evento organizzato da David Sassoli, Antonio Panzeri e Rosario Crocetta ha visto la partecipazione del Presidente del Parlamento europeo Martin Schulz e del capogruppo PD alla Camera Dario Franceschini. Sentiamo il suo commento. Il gruppo parlamentare del Partito Democratico alla Camera dei Deputati in Italia ha voluto questa mostra di bellissime fotografie che oggi siamo orgogliosi di presentare insieme al gruppo dei socialisti e dei democratici qui al Parlamento europeo. Sono immagini straordinarie nei volti, nei gesti delle donne, degli uomini, dei ragazzi di queste fotografie. Si vede la quantità di passione, di entusiasmo, di speranze, di voglia di cambiare che ha animato la primavera araba. E oggi il Parlamento europeo, le forze progressiste europee hanno il dovere di essere a fianco di quelle persone, a fianco di quei paesi, per aiutarli in un percorso di crescita e di conquista di diritti che erano negati a loro da tempo. E in questo futuro dobbiamo tutti sapere che il Mediterraneo non sarà altro che un grande lago per i nostri figli, su cui si affacciano paesi che vengono da culture
lontane e diverse, ma che sono destinate felicemente ad incontrarci e a mescolarsi nel futuro. Horizon 2020 è il nome del nuovo programma di ricerca e sviluppo che tra il 2014 e il 2020 metterà a disposizione circa 80 miliardi di euro. Il nuovo programma raggrupperà tutti i finanziamenti dell'UE per la ricerca e l'innovazione in un unico quadro di riferimento, favorendo la trasformazione delle scoperte scientifiche in prodotti e servizi innovativi destinati a migliorare la vita di tutti i giorni e a creare nuove opportunità commerciali. L'opinione di Patrizia Toia, vicepresidente della Commissione Industria. Il nuovo programma di ricerca per i 7 anni che andranno dal 2014 al 2020 si chiama Horizon oppure Horizon 2020. È una sigla che dobbiamo imparare perché la sentiremo molte volte nei mesi e negli anni a venire. Si tratta di ben 80 miliardi, il precedente programma era di 50, quindi l'Europa vuole investire molto per la ricerca. Quali sono le novità? Più ricerca applicata si vuole con questo programma, cioè più ricerca che diventa innovazione e prodotti nuovi o cambiamenti del modo di lavorare, quindi una ricerca che vada a vantaggio della crescita e dell'economia. Secondo, una ricerca che premi anche le idee dei giovani ricercatori. Il Consiglio Europeo delle Ricerche ha una grossa fetta proprio per le ideas, idee che arrivino a essere progetti. Terzo, abbiamo chiesto semplificazione, sia alle eccellenze, sia all'innovazione produttiva, ma più semplificazione. Perché? Perché tutti i centri, anche non grandissimi di ricerca, tutte le università, tutte le piccole e medie imprese possono concorrere. Il nostro problema è poter concorrere, presentare tanti progetti, perché in Italia buone idee ci sono, capacità c'è, come in altri paesi, ma spesso non arriva alle soglie della casa europea, dell'istituzione europea, con dei progetti, perché è faticoso farli, le procedure sono complicate. Quindi abbiamo chiesto molta semplificazione. Tutti devono poter accedere, tutti coloro che hanno idea, che hanno un progetto industriale di ricerca e di innovazione, e siamo certi che con una maggior collaborazione tra Europa e Stati membri si potrà avere più di quello che abbiamo avuto in questi anni, perché l'Italia ha usufruito molto poco di questi studi, di queste possibilità di ricerca, per la sua incapacità di accedere a questi finanziamenti. Speriamo che un nuovo rapporto tra la Commissione Europea, che ha fatto questo piano molto più, diciamo, aggiornato e adatto alle esigenze, molto più semplice, molto più accessibile, e la collaborazione con il governo, ieri c'era il ministro Profumo a discutere con noi delegazione italiana di questi temi, con le amministrazioni regionali, con le imprese, anche le piccole imprese, non solo la grande impresa. Speriamo che questa alleanza tra le istituzioni, questo sistema Italia, come c'è un sistema Francia, un sistema Germania, metta in campo le idee migliori e porti anche nel nostro paese fondi di cui abbiamo estremamente bisogno. I fenomeni mafiosi sono una minaccia per l'intero continente europeo. L'Unione Europea deve dotarsi di strumenti comuni per combattere la criminalità al di fuori dei confini nazionali. Rosario Crocetta, insieme al procuratore della Repubblica Niccolò Marino, hanno discusso dei fenomeni mafiosi nel corso di un incontro che si è svolto a Bruxelles. Sentiamo le loro opinioni. Sicuramente per me è molto bello, proprio oggi ho terminato il mio lavoro di